In questa puntata di Tra le righe, incontro con l'autore, parliamo di una relazione molto delicata, quella tra genitori, nonni e nipoti. Lo facciamo grazie a un libro edito dalle Paoline intitolato Educare insieme ai nonni, aspetti psicoeducativi nella relazione genitori, nonni e nipoti. Lo facciamo con il suo autore, coautore di questo libro, lo psicologo e psicoterapeuta Alessandro Ricci. Salve Alessandro, benvenuto. Salve, grazie dell'invito. Allora, io partirei subito da una domanda. Partiamo da che cosa non vuole fare questo libro? Ma intanto questo libro non vuole dare ricette precostituite né ai genitori né ai nonni, perché in educazione diciamo, l'aspetto è molto più complesso e non è di semplici ricette che hanno bisogno. Non è, neanche vogliamo dare nel libro un'impressione del dare informazioni su come essere genitori o nonni perfetti, ma dare delle indicazioni educative su come migliorare le relazioni tra nonni e genitori e viceversa anche poi sui figli e nipoti. Quindi non si tratta di diventare perfetti o genitori o nonni, ma efficaci come azione educativa, tenendo presente che oggi la complessità dell'educazione richiede una buona anche preparazione. Dall'altra, il filo rosso di questo libro è proprio il fare squadra, cioè nel mettere insieme gli aspetti educativi di genitori e nonni che non devono contrapporsi, ma devono educare insieme al meglio i propri figli e nipoti. Ecco, quindi è importante fare squadra, come dicevi giustamente. I genitori devono fissare le regole, i nonni fanno le eccezioni. E questo è un po' il senso dell'educare per i nonni? Beh, diciamo che non si devono sostituire i genitori, cioè i nonni devono avere chiaro qual è il loro confine educativo e così anche i genitori. Spesso molti conflitti tra genitori e nonni nascono nell'interferenza educativa, cioè ognuno deve nella squadra educativa dell'educare insieme giocare il proprio ruolo. Allora le regole sono molto importanti sia per i bambini che per gli adolescenti, ma le regole vengono messe dai genitori e i nonni non devono contrapporsi a queste regole, ma devono sostenerle, e qualche volta il compito dei nonni è anche quello un po' di fare qualche eccezione. La cosa importante è anche che i bambini imparano, per esempio, nella loro casa ci sono delle regole, nella casa dei nonni ce ne sono altre. Però diciamo che è un po' il limite di alcuni genitori che fanno un po' fatica nel passare l'educazione ai nonni, è quello che hanno paura che li viziano. Allora sempre i nonni un po' hanno viziato i loro nipoti, però è anche vero che il loro ruolo è un ruolo molto importante nell'educazione dei nipoti. Tutti noi ricordiamo l'esperienza che abbiamo avuto con i nostri nonni e quasi tutti abbiamo un'esperienza molto positiva, cioè ricordiamo la loro disponibilità, il loro tempo, il loro affetto, che è veramente particolare del ruolo dei nonni. È proprio così. È molto interessante, Alessandro, anche il passaggio in cui affrontate l'argomento asilo nido, nonni o babysitter. Ecco, che istruzioni per l'uso, che consigli ci sono in merito a questo argomento, a questa scelta? Beh sì, diciamo attualmente quasi tutte le famiglie lavorano entrambi i genitori, quindi in un certo momento si pongono il problema a chi lasciare il proprio figlio, soprattutto quando è il primo figlio ci sono molte ansie, molte paure. La cosa importante, a seconda poi delle situazioni, è affidare il proprio figlio con la certezza e anche con la sicurezza a chi viene affidato. Non c'è una situazione migliore se nonni, babysitter o nido. Certamente se ci sono dei nonni disponibili, tra virgolette, a portata di mano, sono le figure più significative e anche più vicine da un punto di vista affettivo al bambino. In altri casi, quando i nonni non sono disponibili, certamente anche le babysitter, se si conoscono e se si ha la certezza, no, della loro affidabilità, così come anche l'asilo nido, che è un luogo anche dove i bambini incontrano altri bambini e si relazionano con altri bambini. Quindi a seconda delle situazioni ci può essere
un'utilità. La cosa importante è che i genitori siano sereni a lasciare i propri figli nelle mani di altri adulti di cui si fidano, e questo allora verrà vissuto sicuramente bene dai bambini. Non si nasce nonni così come non si nasce genitori, ma si impara ad esserlo. Esatto, cioè nel senso che l'unico mestiere che si impara è facendolo, è proprio quello dell'educazione, quindi non si nasce genitori ma si impara facendolo, e non si nasce nonni e si impara facendolo. La cosa importante, ad esempio, per i nonni è quello che diventano un'altra figura educativa, quindi che siano anche capaci e flessibili nel passare da un ruolo che era quello genitoriale a un ruolo diverso che è quello dell'essere nonni. Non è tanto importante far bene le cose, ma essere capaci nell'educazione dei bambini e degli adolescenti a riflettere sulle cose che si fanno nell'educazione, e si può anche sbagliare, non succede niente. L'importante è avere la consapevolezza dei propri limiti o dei propri sbagli e aggiustare un po' il tiro. Sicuramente in questo periodo, ad esempio, della pandemia, abbiamo visto come sono importanti le relazioni tra le persone, di come anche i nonni hanno avuto una certa difficoltà, no? Nel non stare in contatto con i propri nipoti. Allora, quello che conta nell'educazione non è tanto essere perfetti, ma essere capaci di entrare nella relazione educativa con i propri figli e con i propri nipoti. È perché è attraverso la relazione educativa che noi trasmettiamo alcuni elementi molto importanti nella crescita dei nostri figli. Mi ha colpito molto una frase che avete riportato sul libro: quando nasce un bambino nascono anche due genitori e insieme ai genitori nascono anche dei nonni, nasce una coppia di nonni, anzi doppia coppia da parte della mamma e da parte del papà. Volendo dare, abbiamo ancora qualche minuto, Alessandro, volendo dare delle istruzioni per l'uso, dei consigli pratici, uno su tutti, due su tutti. Beh, intanto io vorrei ricordare l'importanza dei nonni anche da un punto di vista della trasmissione della memoria e della storia familiare. Ad esempio, i Certo. bambini sono molto attratti quando i nonni raccontano di storie legate all'infanzia dei loro genitori, e quindi chiedono, si informano. I nonni sono anche un po' la radice della storia familiare. I nonni rappresentano anche degli importanti trasmettitori dei valori, come ad esempio dell'educazione alla fede o dell'educazione anche all'affettività. Come dicevamo prima, i genitori lavorano e quindi hanno poco tempo. Per educare ci vuole tempo, i nonni ne hanno di più rispetto ai loro genitori e quindi hanno un tempo diverso. Infatti, una delle cose che spesso sento dire ai genitori è che vedono la relazione dei loro genitori con i nipoti molto diversa da come erano stati con loro da figli, proprio perché i nonni sono capaci di modificare il rapporto e la relazione con loro. Allora, io vorrei ricordare il titolo del tuo libro, edito dalle Paoline, Educare insieme ai nonni, aspetti psicoeducativi nella relazione genitori-nonni-nipoti, rivolto ai genitori, rivolto ai nonni, si può leggere in famiglia, molto interessante, ci sono davvero degli spunti di riflessione, perché no, anche di confronto, non dico scontro, ma di confronto molto molto validi. Sul quale sia i genitori che i nonni possono sicuramente confrontarsi. Grazie ad Alessandro Ricci per essere stato con noi e perché no, ti aspettiamo per il prossimo libro perché sicuramente sarà interessante come questo che è appena uscito. Grazie ancora. Grazie a voi, grazie.